Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con 21 voti a favore di PD e Italia Viva e 11 voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani una risoluzione sull'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. La proposta di risoluzione approvata esprime apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti dal difensore civico regionale nel corso dell'anno 2022. Impegna il Consiglio a sostenere la diffusione della conoscenza del difensore civico e dei servizi resi gratuitamente ai cittadini e a proseguire e implementare gli accordi di collaborazione con le province toscane per l'apertura di nuovi sportelli di difesa civica sul territorio. Respinta invece una proposta di risoluzione della Lega, primo firmatario Giovanni Galli, in merito all'inquinamento acustico dell'aeroporto di Peretola. Dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale, si è arrivati alla designazione di Lucia Annibali, la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2020. Nell'evidente anomalia che in quell'anno non era Lucia Annibali ad essere il difensore civico della Regione Toscana. Nonostante questo, è stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio, allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico. Sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Due altri aspetti centrali sono stati evidenziati, che anche nel 2022 hanno caratterizzato l'attività del difensore civico: da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario, e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana, accreditato da ARERA, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. Per questo, con l'auspicio che la tutela civica possa essere maggiormente conosciuta da parte dei cittadini toscani, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento rispetto all'attività del difensore civico regionale per l'anno 2022, auspicando anche un intensificarsi dell'attività dello stesso in settori strategici come quello della tutela della salute da una parte e quello dell'intervento che deve fare e deve svolgere il difensore civico nelle controversie, dei cittadini con il gestore del servizio idrico, auspicando che questo possa estendersi anche ad altri servizi essenziali come l'erogazione di luce e gas. Ma io sì, sono andato a vedere, appunto, ho letto la relazione e in riferimento al caso, come è stato definito proprio dal difensore civico dell'aeroporto di Peretola, perché tante sono arrivate richieste da parte dei cittadini per poter monitorare l'inquinamento acustico. Chiedono di avere una centralina, di poter andare poi online per rendersi conto di quella che è la situazione. Questa è la richiesta del difensore civico, noi l'abbiamo portata in aula e l'aula ce l'ha respinta. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza, perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di 20 anni in una situazione di grande criticità. E non ultimo, ci sono state delle segnalazioni che addirittura anche l'aeroporto stesso, l'aeroporto che dovrebbe avere una chiusura intorno alle 23,
Addirittura un aereo la settimana scorsa è partito da Londra all'1:30 di notte per arrivare alle 4:30 la mattina a Firenze ed è stato regolarmente lasciato atterrare. Io credo che questo, più di avere una dichiarazione del difensore civico, io credo che di più non possiamo fare. L'abbiamo portato all'Aula, l'Aula purtroppo ce l'ha bocciata, per cui per i cittadini che volessero controllare quello che sta succedendo all'aeroporto di Peretola, soprattutto per l'inquinamento acustico, mi dispiace, non c'è stato niente da fare, ce l'hanno bocciata. Noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente, dopo in passato qualcosa aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare sedi in giro per la Toscana. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la Regione Toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione. Quindi un elemento, un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso a avanzare la proposta di Lucia Annibali quale il nuovo difensore civico della Toscana. Per il secondo anno consecutivo a San Giovanni Valdarno, dal 28 giugno al 1 luglio, va in scena il Phoenix Fest, con laboratori e concerti di musiche rock, pop rock, rap e crossover. Il festival ha ricevuto il contributo di circa 12.000 euro del Consiglio regionale della Toscana e di 6.000 dal Comune di San Giovanni Valdarno, grazie al bando Rigenerazione Toscana, previsto dalla legge regionale 3 del 2022. Il Phoenix Fest è articolato su più giorni, il 28 e 29 sono dedicati a workshop per i giovani, uno di produzione musicale, uno relativo all'organizzazione di eventi e discografia e uno di serigrafia, dove i ragazzi possono serigrafare le loro magliette. Le due giornate saranno ad ingresso gratuito. Per iscriversi occorre prenotarsi. Il 30 giugno in Piazza Masaccio si esibirà il cantautore grossetano Lucio Corsi, mentre il 1 luglio saranno in scena Lango e Claudio e il duo punk rock social Tedio più Vans, per poi lasciare spazio al rapper fiorentino Sciama 24K. Un progetto per i giovani pensato dai giovani. Sono davvero felice oggi di essere qui per poter presentare questa bella iniziativa dal 28 di giugno al 1 di luglio a San Giovanni Valdarno. Una iniziativa che parla ai giovani e che è costruita insieme ai giovani. Quando qualche tempo fa, insieme a tutta l'Assemblea legislativa, pensammo su come poter destinare l'avanzo di amministrazione, quello derivante dai risparmi sui costi della politica, da una migliore organizzazione della macchina del Consiglio regionale, abbiamo pensato di rivolgerci soprattutto ai più giovani e tante sono state le iniziative belle, ma questa è una di quelle che ci ha più colpito perché davvero permette di fare animazione, permette di fare socialità, permette di coinvolgere le ragazze e i ragazzi. Un grazie di cuore e complimenti all'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, alla sua sindaca Valentina Vadi, perché questa è la strada da perseguire.
seguire. Penso che dopo la pandemia noi dobbiamo investire su iniziative di questo genere. Abbiamo cercato di restituire un po' tutto a tutti in questo periodo difficile. Quello che non siamo riusciti a restituire, non ci è riuscito nessuno, quei momenti di socialità che alle ragazze e ai ragazzi più giovani sono mancati. Quindi è bello che nei prossimi 3 giorni, dal 28 di giugno al 1 di luglio, questi momenti possano esserci e possa essere un'esperienza da condividere insieme a tante e tanti ragazzi. È un festival sicuramente molto importante, arriva alla seconda edizione perché la prima edizione c'è stata lo scorso anno, è organizzato da la Ferramenta Dischi, che è, come dire, un'organizzazione promossa da un gruppo di ragazzi giovani che hanno organizzato questo festival musicale che si svolgerà dal 28 di giugno al 1 di luglio con workshop e concerti. Grazie a un contributo importante del Consiglio regionale quest'anno sono riusciti veramente a realizzare questo festival in maniera molto più ampia e molto più articolata. C'è una grossa attesa da parte nostra, per cui l'invito è alla partecipazione massiccia, soprattutto da parte dei giovani. Come è stato anticipato, grazie al sostegno economico del Consiglio della Regione Toscana, siamo stati in grado di articolare il festival in più parti rispetto all'anno scorso e quindi abbiamo 2 giorni di workshop. Il nostro lavoro, cioè abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse interessare i giovani e quindi abbiamo creato dei workshop attinenti al mondo della musica e dell'arte rivolti ai giovani. Quindi abbiamo fatto un workshop di produzione musicale, uno è relativo all'organizzazione di eventi e alla discografia, dove quindi diamo veramente le basi per quali permessi ti servono per organizzare un evento, quali sono gli attori con il quale ti devi interfacciare, e un altro invece più artistico di serigrafia, dove i ragazzi possono serigrafare la loro maglietta. E invece poi ci sono proprio i 2 giorni di concerti in Piazza Masaccio, dove proprio per dare l'idea di festival ci saranno più artisti a sera, ci saranno 3 artisti a sera al line-up. E il primo giorno sarà molto più cantautorale, ci sarà Lucio Corsi, che è un cantautore toscano, maremmano, che però insomma ha già fatto un gran bel percorso, è stato candidato al Tenco, fa concerti in tutta Italia, è il suo 3° disco, mentre il secondo giorno abbiamo puntato, sempre per essere molto vicino a quella che è l'utenza dei giovanissimi, a una serata più legata al mondo del rap e della musica trap, e quindi ci saranno una serie di artisti sempre toscani, perché insomma l'oggetto del bando era appunto questo, di far esibire artisti toscani under 35 afferenti a quel mondo artistico lì. E tutto questo, sia i workshop che gli eventi, insomma i concerti, saranno gratuiti. L'estate toscana sta partendo nel modo migliore, con festival come questo, il Phoenix Fest, che è organizzato da giovani e coinvolge veramente una fascia importante della popolazione. Ci eravamo prefissi come risultato quello di aprire questo palazzo alla presentazione degli eventi più significativi del territorio. Stiamo proseguendo nel nostro impegno. Un festival che durerà dal 28 di giugno fino al 1 luglio, con i 2 concerti che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Piazza Masaccio, una delle piazze più belle della nostra Toscana, e quindi riusciamo a coniugare l'attenzione per i giovani con la bellezza del nostro territorio. Molto bene, una bella strada che sta proseguendo e che sta dando importanti risultati. Non a caso vede anche il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana. Presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso, la seconda edizione di It Prato da chiostro a chiostro, che si terrà lunedì 3 e martedì 4 luglio. Queste 2 serate offriranno l'opportunità di scoprire e degustare le prelibatezze dei talentuosi chef e maestri pasticceri pratesi in location d'eccezione, i suggestivi chiostri della Chiesa di San Domenico, di Sant'Agostino e del Duomo. L'iniziativa è promossa da Confesercenti Prato e quest'anno si inserisce nel programma degli eventi di It Prato grazie all'accordo quadro con il Comune di Prato. Inoltre si svolge nell'ambito di Vetrina Toscana, un progetto realizzato da Regione Unioncamere Toscana con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni enogastronomiche del territorio e consolidarne la vocazione turistica.
Una bellissima iniziativa, ho avuto modo di poterla visitare insieme al presidente Bugetti anche lo scorso anno, un'iniziativa in cui si tiene insieme arte, storia, cultura, bellezza, la nostra tradizione, il buon cibo, i prodotti che nascono nel nostro territorio, si fanno conoscere le migliori eccellenze culinarie di Prato, si fanno conoscere i prodotti del territorio, insomma un'iniziativa che ha coinvolto davvero tantissima gente, un'iniziativa che viene ripetuta perché ha funzionato. Ecco, penso che iniziative come queste debbano avere il sostegno del Consiglio regionale, perché dove si prova a raccontare la Toscana più bella, noi dobbiamo esserci. Noi abbiamo fatto una scelta quest'anno di tenere dentro il contenitore di Prato quelli che sono gli eventi più importanti, più significativi e legati all'enogastronomia della nostra città. Da Chiostro a Chiostro è stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quest'anno torna, fra l'altro ampliando il proprio perimetro, anche coinvolgendo Piazza Sant'Agostino, e l'anno scorso non c'era, tantissimi esercenti che vengono coinvolti, tantissime attività che vengono coinvolte, la pasticceria, insomma è un bellissimo modo per scoprire i nostri meravigliosi chiostri mangiando delle cose buonissime, e per noi è anche una forma di conoscenza, di far conoscere le specialità del nostro territorio, far conoscere i nostri ristoratori, far conoscere le bellezze della nostra città. Crediamo che su questo il lavoro che abbiamo fatto insieme a Confesercenti e che facciamo anche insieme a Confcommercio sia un lavoro importante, e appunto racchiudendolo dentro questo contenitore così significativo per noi, dargli ulteriore slancio, ulteriore forza. Torna It Prato da Chiostro a Chiostro con diverse novità. La più importante è quella che si inserisce quest'anno nel cartellone di It Prato in collaborazione con il Comune di Prato, e quindi è una collaborazione molto importante per quanto ci riguarda. Nell'organizzazione ci sono alcune novità, la più importante è quella che introduciamo un chiostro in più, che è il chiostro di Sant'Agostino, che va ad aggiungersi al chiostro di San Domenico e il chiostro del Duomo. Quindi una rassegna enogastronomica che vedrà 11 ristoratori che saranno nel chiostro di San Domenico, a cui si aggiungerà il meglio della pasticceria pratese e aggiungerei italiana, con 4 pasticceri famosi appunto pratesi, e in Sant'Agostino avremo appunto le bevande, e quindi vini locali e birre locali. La cosa che mi preme anche sottolineare è che appunto oltre all'enogastronomia vogliamo appunto dare risalto anche a dei luoghi bellissimi di Prato, che sono appunto i chiostri dove realizziamo l'iniziativa, e tra l'altro specialmente il chiostro del Duomo e il chiostro di Sant'Agostino sono luoghi poco accessibili normalmente e sono bellissimi, quindi oltre alla curiosità di assaggiare i piatti e le bevande prelibate c'è anche la curiosità di andare a vedere questi luoghi molto belli, e quindi la nostra ambizione è anche quella di, come dire, portare persone fuori da Prato a scoprire Prato e le bellezze di Prato. Beh, sicuramente è una soddisfazione, perché se la prima è una prova, la seconda vuol dire che è andata bene, e questo è stato il successo dell'anno scorso, tant'è che quest'anno viene riproposta all'interno di It Prato addirittura con l'aggiunta di un chiostro dove si potranno degustare i prodotti, quindi è un felice connubio fra i nostri ristoratori, i nostri pasticceri, ma soprattutto anche un'occasione per scoprire le ricchezze, il patrimonio di questa città e di questa provincia. E siamo nel centro storico, siamo in un patrimonio culturale veramente bello, e quindi anche l'apertura dei musei fa sì che si possa passare una piacevole serata non solo degustando le eccellenze, ma anche visitando dei luoghi particolarmente belli che magari a volte possono chiusi, le persone non li conoscono. Quindi si mette insieme il turismo, si mette insieme il commercio, si mette insieme tutto quello che è una fotografia di un territorio che sicuramente non ha niente da invidiare ad altri territori della Toscana. Siamo su quei sentieri che vengono promossi in Toscana, su quegli itinerari che sono più o meno itinerari nascosti e che quindi c'è bisogno di far conoscere insieme appunto ai mestieri, alle sapienze, agli artigiani e al commercio del nostro territorio. Quindi un plauso a Confesercenti da parte di Vetrina Toscana e della Toscana, è un piacere poter sostenere queste aziende, perché sicuramente da parte nostra c'è la necessità di far dare risalto a tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Rappresenta per noi la volontà di investire sul settore enogastronomico come uno dei principali filoni
importanti per valorizzare l'ambito turistico pratese, che è un ambito turistico, se vogliamo, più piccolo rispetto ad altri nella nostra regione, ma che ha tante caratteristiche diverse da offrire ai nostri turisti. Sicuramente il filone dell'enogastronomia è un filone centrale. Prato ha dei ristoratori, dei pasticceri che vincono riconoscimenti a livello nazionale, e quindi per noi valorizzare questa dimensione vuol dire comunicare bene il territorio e vuol dire anche spiegare ai turisti che qua possono trovare un'offerta di qualità interessante da abbinare naturalmente anche con tutte quante le emergenze culturali e naturalistiche che esistono a Prato e che possono essere intrecciate in una programmazione integrata come facciamo in questo caso con Confesercenti. Thank you.